Carissimi amici, se state vedendo questo video è perché siete entrati in contatto con una novità per quanto riguarda la comunicazione dell'Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo. Ha diversi modi per comunicare con tutti, innanzitutto ha un sito internet, oratorivg.it, è sui social, su Facebook, su Instagram, attraverso i suoi canali chiamati Oratori BG, e una volta alla settimana ha un'intera pagina sull'Eco di Bergamo all'interno dell'inserto Non solo per gioco curato dal CSI Comitato di Bergamo. Quello che state vedendo invece è il cantiere. Il cantiere non è una novità per l'Ufficio Pastorale Età Evolutiva. Il cantiere nasce nel 1947 in formato cartaceo come foglio di raccordo tra le varie iniziative a vantaggio dei giovani di quel tempo. Continua la sua pubblicazione fino al 2002, poi a causa della crisi della stampa di fatto chiude i battenti e con questo numero digitale decide un po' di ripartire. È uno strumento che vuole essere a servizio di tutti i giovani che si impegnano a vantaggio dei più piccoli. È di colore verde. Noi sappiamo che la comunicazione dell'ufficio a volte è di colore blu, a volte è di colore giallo e a volte è di colore rosso. Quando è di colore blu è perché vuole narrare qualche bella esperienza, quando è di colore giallo è perché vuole proporre iniziative formative. Il colore verde del cantiere è la fusione del blu e del giallo, perché vogliamo provare a offrire spunti formativi attraverso il racconto di alcune esperienze significative e belle che già accadono o che oppure accadranno in futuro sul nostro territorio, nella nostra chiesa. Come potete notare, non mi trovo presso la Curia Diocesana dove ha sede l'Ufficio per la Pastorale dell'Età Evolutiva e neanche presso il Centro Oratori di Redona, che per 25 anni è stata la nostra seconda sede operativa. Oggi mi trovo a Valtesse Sant'Antonio, in quello che per tanti anni è stato il convento dei frati francescani. Verso la fine del secolo scorso poi la parrocchia è stata ceduta ai preti diocesani e quello che era il convento è diventato l'oratorio, che dalla scorsa settimana invece è diventato il Centro Oratori, la nostra nuova sede. Da qui di fatto prenderanno il via tutte le iniziative che immagineremo, penseremo, progetteremo a vantaggio degli oratori, a vantaggio di tutti coloro che svolgono iniziative per le giovani generazioni. Di fatto il posto è cambiato, ma le persone sono rimaste le stesse e con loro anche l'entusiasmo nel pensare tutte le cose per i più piccoli. Il primo tema che vogliamo affrontare con questa prima newsletter del cantiere è l'estate che accade nelle nostre comunità cristiane. L'estate è carica, è ricca di tante iniziative, i campi scuola, le feste e anche il Cregrest, ed è in particolare su questa ultima esperienza che ci vogliamo soffermare. L'esperienza del Cregrest è un'esperienza che da più di 40 anni viene proposta, promossa nei nostri territori e coinvolge ogni anno bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani che insieme provano a costruire ogni anno un'esperienza unica e irripetibile. È palese l'energia, la gioia che si respira durante i mesi di giugno e di luglio. Ecco, da 2 anni a questa parte le esperienze estive degli oratori, in modo particolare quella del Cregrest, sono state connotate con un brand, con un timbro e con una firma. Un timbro che vorrebbe sempre di più perseguire una qualità della proposta e una firma scritta a mano per dire che ciascuna persona che viene coinvolta in questa esperienza è una persona che ci vuole mettere la faccia, che si vuole compromettere perché questa esperienza possa riuscire sempre nel migliore dei modi. Come ogni anno, l'esperienza del Cregrest viene declinata in un tema. Quest'anno, lo dice il titolo stesso, Batticuore, gioia piena alla tua presenza, il tema sarà quello delle emozioni. Dopo il gioco dello scorso anno, Urrà, giocheranno sulle sue piazze, quest'anno sarà il tema dell'alfabetizzazione emotiva. Ci siamo accorti un po' tutti che il vissuto emotivo delle giovani generazioni, a causa della pandemia e anche un po' della guerra che è in corso, è stato stravolto. Prendere questo tema come punto di partenza per i più piccoli
crediamo possa essere una grande opportunità non solo per loro, un servizio fatto bene a loro, ma anche per noi più grandi, noi educatori. Tutto il numero del cantiere, che adesso potrete scorrere man mano, di fatto è dedicato un po' a queste iniziative e a questo tema. Non mi resta che augurarvi buona lettura e buona visione.